Hai mai pensato di abbellire casa con una corteccia? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, ragazzi, oggi abbelliremo casa utilizzando della semplice corteccia d'albero. Il mio è un albero di eucalipto. Voi scegliete l'albero che più si scorteccia vicino a casa vostra. E allora, prima di spostarci di là, clicca sulla campanella per non perderti i futuri video, iscriviti se non sei ancora iscritto per lo stesso motivo, ma soprattutto vienimi a cercare su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso per non perderti tutte le anteprime del canale, e cercami anche su Facebook perché tra un po' ricomincia il corso di disegno e tu potresti farne parte. Quindi, detto ciò, clicca adesso un mi piace sulla figura e spostati con me sul piano da lavoro per trasformare questa semplice corteccia in una decorazione che è un capolavoro. Ed ecco l'occorrente per i nostri pesci decorativi. Allora, io qui una bellissima corteccia di eucalipto. Ovviamente non andate in giro per le foreste a scortecciare gli alberi, ma raccogliete quella che naturalmente cade da essi. L'eucalipto è un albero che butta via la vecchia corteccia per rifarne di nuova, ed ecco qui la mia raccolta. Una bellissima corteccia che utilizzerò per i miei lavori. Pistola per colla a caldo e relativa stecca, forbici robuste, dello spago, una matita, un pennellino a setole abbastanza rigide perché dobbiamo dipingere sulla corteccia, un contenitore con dell'acqua, dell'acrilico bianco, per rendere le nostre decorazioni qualcosa di utile, una calamita. Io infatti farò un modulo semplicemente così decorativo e un modulo a cui darò un'utilità pratica inserendo una calamita sul retro. Cominciamo subito. Con la matita cerchiamo una parte del legno che ci piace far diventare qualcosa di diverso da ciò che è. Io qui questa con questo nodo che appunto ho deciso di far diventare un bel pesciolino. E allora piano piano disegno la sagoma del mio pescetto. Adesso, dopo aver fatto la sagoma, ritaglio stando attento a non spezzare. Quindi, per tagliare la corteccia bisogna procedere a ripetuti piccoli tagli, così tac, poi ripremete, tac, poi ripremete, tac. Va prima schiacciato il legno e poi tagliato, perché sennò è possibile che lungo il corso della venatura si spezzi. E voilà, il primo pesciolino è pronto. Qui, con questa coda naturale, devo per forza fare uno squalo. E anche lo squalo è fatto. Qui farò un pesce più lungo e con la forma proprio da pesciolone, però voglio farlo con una matita colorata in modo che voi mi possiate vedere. Taglia balza, incido tutta la sagoma.
fatti tre pesci molto diversi tra loro, adesso decoriamoli. Prendo un po' di acrilico bianco, uso uno scarto del legno come piattino e comincio proprio a decorare il pesce. Quindi io farò la coda del pesciolone grande e la testa. E mettiamolo da parte ad asciugare. Prendiamo il secondo, lui lo facciamo a strisce. Lo squalo invece, pur essendo bellissimo color legno, ma avendo un legno molto rovinato e che va fissato, lo dipingo tutto di bianco. Lasciamo asciugare completamente i nostri pesci. Me ne manca ancora uno da fare come portachiave per la mia cabina. E faccio un buco proprio qui. Voilà! Prendo la prima, il mio pesciolino, e lo trasformo in una bella calamita. Quindi un punto di colla, calamita, e voilà! E questo già è un ricordo delle vacanze. Dietro potete mettere la dicitura estate 2021, insomma. E rimane un ricordo di una vostra vacanza da qualche parte, veramente bellino da portare a casa e godersi per tutto l'anno senza aver tolto nulla alla natura, perché comunque non avete decorticato voi l'alberello, portandovi un pezzo di vacanza, perché arriva dal luogo delle vostre vacanze. E potete fare così anche i regalini per i vostri amici, quindi farli partecipare della vostra vacanza regalando un qualcosa che derivi proprio dalla vostra estate. Proseguiamo invece con la decorazione per la casa. Adesso per questa prendo lo spago con la colla a caldo, fisso un punto dietro così e aggancio lo spago e comincio ad arrotolare qui dove finisce la coda, contando i giri. Sono al quinto giro, sesto, settimo giro, ottavo giro, 8 giri di spago, punto di colla per fissarlo e fisso dietro così e taglio. Adesso fisso qui sul retro della testolina un altro punto di spago e comincio a fare anche qui 8 giri, però qui, essendoci più spazio da coprire, do anche due punti all'inizio e alla fine del giro, giusto per farlo stare fermo e non combinare pasticci. E l'ottavo, anche questa volta, lo fisso sia all'inizio che alla fine. Quindi e 8 fissato qui, lo fermo, lo fisso qui. Ora, se volete, potete scrivere, usarlo come targhetta e scrivere qualcosa qua. Io lo userò come pesce decorativo, quindi farò delle altre file di spago lungo tutto il corpo.
No, ma guardate che bello. Aspetta, aspetta. Adesso dobbiamo renderlo una decorazione da parete mettendo il laccetto al centro. Prendiamo 3 laccetti da 40 centimetri all'accetto, quindi prendo il laccetto e lo piego per 3 volte così, stacco l'eccesso ovviamente, con un paio di forbici allargo qui il passaggio che avevo lasciato libero, colla, tanta colla e in super velocità infilo il laccio. Una volta che è fissato, giro 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 a rotolo, vedo quanto voglio che venga fuori e questo sarà più facile perché metto la colla qui dietro senza lasciare i capi, li faccio passare sotto e così arrotolati li tiro su in modo che la treccia non si scomponga e la faccio ben prendere dalla colla. Elimino tutto l'eccesso di colla e voilà, la mia decorazione da parete è bella e pronta per adornare un angolo di casa e portare con me le vacanze estive. Fatta la decorazione, passiamo allo squalo. Lo squalo lo renderemo un'altra decorazione da parete stupenda. Userò il retro dell'eucalipto che ha questo colore pazzesco, bellissimo. Su un piano metto i pezzi di legno e poi ne sovrappongo un altro. Questo è più arrotolato, quindi mi fungerà proprio da appoggio del mio squalo. Farò in modo che questa targa così sia ben equilibrata nelle distanze 1, 2 e 3. Perfetto. Quindi colla a caldo su questa parte. E aggancio. Colla a caldo su quest'altro pezzo, quindi congiungo tra di loro un po' di pezzi di corteccia e poi appiccichiamo il pesce lì nei punti dove è in contatto con la targa, diciamo così, che abbiamo creato. Se ci serve di affiggere il pesce in maniera più consistente, con degli spessori uniamo la sagoma principale alla targa sottostante. Il mio pescetto è leggerissimo, quindi io non ho questa esigenza, lui è già bello sostenuto. Ed ecco qua la mia targa shark, ricordo estivo. Anche qui aggancerò poi dietro un pezzo di legno, magari così con un foro, per appenderla. Vi faccio vedere. Prendo appunto un pezzo di legno a caso, mi è capitato questo tra le mani, col tagliabalza girando pratico un foro, un chilogrammo di colla a caldo, scherzo, però un bel po' di colla a caldo su questa parte. Vado sul retro e voilà, la mia targa è bella e pronta per essere appesa al muro. E la mia sardina? Eccoci qui, non ce la siamo dimenticata. Allora, innanzitutto creo l'anello. Intanto taglio quello che voglio sia il mio occhiello, decido la lunghezza che voglio abbia e faccio un semplice nodo. Prendo il nodo, lo porto
punto dove ho il buchino, taglio l'eccesso di corda, così, e con un punto di colla a caldo lo fisso proprio qui. Prendo della corda e partendo da dietro, così, comincio a fissando sempre il primo giro ad arrotolare tutta la testolina, coprendo anche l'incipit del mio spago. Gli ultimi giri saranno più difficili, motivo per cui sul finire mettiamo un punto di colla, 1 e 2, e togliamo l'eccesso. Ricopro anche la codina di spago facendo un lavoro alla rovescia. Allora, punto di colla su tutta la coda. Mi serve fare questo lavoro perché la coda è molto piccolina e quindi molto debolina. Metto un punto di colla a caldo e tiro su e comincio ad arrotolare. Aspettate, e faccio asciugare perfettamente, però metto un punto di colla a caldo anche sulla parte anteriore e comincio ad arrotolare da uno dei pezzi della codina, così. Arrivato qui, punto di colla a caldo sul retro, mi sposto alla radice della codina con lo spago, così, e voilà, arrotolo. Se la voglio più coriacea, non vedendosi questa parte, metto un punto di colla a caldo un po' su tutto, tanto non si vedrà, e arrotolo. Arriveremo a un punto qui in cui poi continueremo ad arrotolare solamente sulla restante punta. E arrivati all'ultimo giro, faccio il giro, inserisco dentro la cordicella, tiro, punta di colla a caldo, aspetto un secondo, giusto il tempo per farle perdere il potere ustionante, e tiro giù e taglio. E se voglio metto anche il numero della cabina, perché è il nuovo portachiavi della mia cabina, quindi metto il numero. E voilà, e anche questa è fatta. E allora, portachiavi calamita, decorazione da parete o targa, scegliete voi come ricordare la vostra estate 2021 con pezzi di corteccia stile marinaro. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Decorazioni, ma non sembra proveniente da un emporio australiano? Che ne pensate? Io immagino queste creazioni nelle vostre case, non solo estive, o sul vostro frigorifero, il ricordo di una vacanza al mare. E perché no?
come portachiavi per ricordare. Io qua c'ho il 2 romano, che è il numero della cabina, però per voi magari mettete il nome o il nome della persona a cui volete regalarlo, o semplicemente lo lasciate semplice come portachiavi per la vostra casetta. E così anche in inverno sentirete un sapore di estate accompagnarvi. E allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci rincontriamo sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!